Ciao belli, bentornati in un nuovissimo episodio di Valentino Rossi The Game. Andiamo avanti con la carriera, abbiamo una gara in flat track così, extra campionato. Vi ricordo, se aveste perso per caso la gara precedente, la trovate qua. Vi ricordo anche di lasciare un mi piace, se il video vi piacerà, di commentare e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi lascio il video, ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Channeling collaboration with. Ok ragazzi, allora, carriera, eravamo alla gara in flat track, la facciamo così com'è, con tutte le difficoltà del caso, tanto è lo stesso, flat track è divertente, però non è importante per il campionato, che è quello che a noi interessa soprattutto. Avete visto che bella questa maglietta qua? Mario Japanese, bellissima. Vabbè, pazienza. Ok, andiamo Misano, no Misano, Moto Ranch, inverso, inverso ragazzi, inverso, solitamente il nostro F450. Cioè CRF450. Eccoci qua ragazzi, track out, bellissimo. Facciamoci un po' un giro di qualifica, dai, lo facciamo direttamente insieme. Tanto c'è da dire che qua però non l'ho mai fatta, è inversa. Io non so neanche da che parte va la pista, veramente, a dire il vero. Boh. La proviamo insieme per la prima volta perché non so assolutamente nulla. Mamma mia, mi sono sdraiato per terra, ragazzi. Più che altro tanto per capire un attimo la pista stiamo facendo questo giro, eh. Anche se tanto non capirò un cacchio lo stesso, perché chi se lo ricorderà dopo? Ah, qua si entra nella parte mista stretta. Io spero solo di non cannare dopo, perché quella è la cosa che mi interessa di più, la gara, le qualifiche, sai, fino a un certo punto, eh. Abbiamo già il Vale qua che ci rompe le palle, eh. Io non so assolutamente cosa sto facendo, dove sto andando. Ok ragazzi, un giro l'abbiamo fatto. Torniamo ai box. Non siamo caduti però, eh. Velocizziamo la sessione. Partiamo undicesimi, ragazzi, partiamo dodicesimi, ragazzi. Difficile, eh. Dai, dai, partiamo, è lo stesso, com'è. Il flat track è carino, però quello che mi... Quello che mi lascia sapore a me è la gara, ho bisogno della gara. Vabbè, anche qua qualcosina ci dà. Posizione corpo argento, finalmente. Ok ragazzi, cerchiamo di fare il nostro peggio, ma facciamolo bene, come al solito nel flat track, così deve andare. Via! Io passo fuori! Attenzione! Siamo già secondi! Appoggiamoci un pochettino a Rossi e prendiamo la prima posizione, mi raccomando, ragazzi, resistiamo. Cerchiamo di resistere così che non è male, eh. Può anche andare così, eh. Anche su verba, va bene. Rossi, però non farlo scorretto, eh. Come al tuo solito, queste gare qua. Ok,
Stiamo quasi tenendo botta, ragazzi. Quasi, eh. Bisogna giocare un po' più aggressivi, con il flat track. Tipo qua, per esempio, farla sul prato, cioè sbattersene proprio le palle. Traversiamo per chiudere. Bello. Non siamo neanche messi malissimo, eh. Pensavo molto molto peggio, anche contando che la pista è diversa, non la conosco, è strana, al contrario non mi piace, però tutto sommato questi fattori non siamo messi per niente male, eh. Bene, così mi piace. Se riuscissimo anche a mantenere il terzo, il secondo giro, il terzo giro così, ci metterei la firma. Dai, che reggiamo il confronto. Attenzione agli errori, ragazzi. Questa bisogna farla un po' più violenta, sta parte qua, eh. Ok, da qua in poi forse è un po' peggio, però. La parte stretta forse è un po' peggio, eh. Minchia, come sono arrivato, eh. Questa parte qua è un po' più difficile. Per quanto mi riguarda, ovviamente, eh. Rossi non credo che abbia problemi a fare questa parte qua. Anzi, ce l'ho già attaccato dietro, vedo nella minimaps. Esatto. E buttami anche in terra poi, eh. Così almeno butto via la gara che sto facendo benissimo. Questa è la parte che non mi piace tanto, eh. Va bene, dai. Andiamo spalancato qua. Questa è brutta. Ok, siamo alla Foctocellus. Inizia l'ultimo giro, ragazzi. Dacci che forse ho fatto una bella gara, eh. Dacci che forse sto facendo veramente una bella gara, eh. Nonostante le aspettative del flat track, che non è che sia proprio il mio sport da videogioco, però. Ora sto cavando anche abbastanza bene. Va bene anche il prato, va bene. Tutto fa pista, tutto fa pista. Manteniamo, manteniamo, ragazzi. Vedere qua cosa combino e se volo di sotto stavolta. No, stavolta no. Siamo belli aggressivi che dobbiamo perdere un sacco di tempo qua, sicuro, eh. E qua Rossi ci prende, eh. Attenzione, l'errore, mannaggia i messaggi. No. Scusate lo sfogo, eh. E ora non li prendiamo più, porca miseria. Vabbè, dai, quarti, ragazzi. Abbiamo dominato tutta la gara, ma ultimo giro siamo caduti, pazienza. Va bene, ragazzi, va bene, quarti. Quando mai ci capitava di nuovo di arrivare quarti? Ma da un bel po'. Ok, abbiamo fatto anche il tempo migliore, eh. Sto sudando come un pazzo, cacchio. Ah, attenzione. Bella storia.
Allora ragazzi, allora spoileriamoci cosa c'è la prossima gara. Assen, siamo nel tempio del motociclismo. E quindi ragazzi, io vi ringrazio come sempre per aver visto il video. Mi raccomando, se voleste vedere un altro video sul mio canale lo trovate qua. Contattatemi anche sui social, così rimaniamo belli vicini vicini. Lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Commentate, condividete e fate un po' quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!